Buongiorno ragazze, eccomi qua ancora nel letto. Mi sono appena svegliata. Infatti, ho detto mi alzo, non mi alzo, mi alzo, non mi alzo. Mi sa tanto che mi devo alzare perché devo andare a sistemare un po' la casuccia. Qui con me, come vedete, c'è la roccia ancora. Si è fatta bella grande, si è fatta. Si sta riposando perché lei sta nel letto fin quando io mi sto nel letto. Appena io mi alzo, che lei vede che io mi alzo, lei esce e se ne va nella sua cameretta. Perché sa che la bambina deve cominciare a fare il letto, deve cominciare a pulire. Lei ormai è automatica, ormai sa le mie cose che faccio ogni mattina. Lara, che cosa stai pensando? Lara, che ce l'hai con me che non mi dai conto? Lara, ce l'hai con la mamma? Ce l'hai con la mamma? Oggi ce l'ha con me, non so perché, comunque. Amore, cosa c'ha questa bimba? Amore. Non cominciare a leccarmi già di prima mattina. Mi sono anche raffreddata di nuovo. Cioè, questa influenza proprio obese che mi sta proprio uccidendo. Sono sempre raffreddata. Dici, si alza la mamma per cominciare a pulire. Devo pulire anche la tua cameretta ancora. Ebbene, volevo farvi vedere. Perdonatemi se vi parlo nel letto, ma sto così bene. Ci metto un po' di tempo io per alzarmi. Comunque adesso mi alzo, non vi preoccupate che adesso mi alzo. Quanto è stato? Oggi che è 18. Giovedì. Il giorno 16 è stato il mio anniversario e praticamente il mio marito mi ha regalato l'anello, guardate che carino. E poi mi ha portato a mangiare fuori. Abbiamo passato la serata un po' così. Scusate, mi ha telefonato. Mi hanno telefonato, cioè, ho dovuto staccare un attimino. Niente, noi ancora siamo qua nel letto e Lara non abbiamo intenzione di alzarci oggi. Mamma mia. Madonna, intanto però ci dobbiamo alzare. Lo vogliamo o non vogliamo. Sono le 10:30 e io ancora sono nel letto e non ho fatto niente. Mamma mia. 10 mi alzo adesso, che 10 alzo. La mattina, ovviamente la sera dormo tanto, comunque vado a letto all'una e mezza. La mattina ovviamente mi alzo tardi, giustamente. E vabbè. Se lo sciabbo posso fatto ieri sera e già fanno schifo sti capelli.
Mamma mia. A proposito, volevo dirvi una cosa. Io ho intenzione di fare una live uno di questi giorni, che comunque vi avvertirò appena, dico, appena mi funziona per bene internet, perché mi sta dando problemi e non mi funziona bene. Comunque farò una live, vi farò sapere il giorno. Comunque, se voi ancora, la farò la live sopra Facebook nella mia pagina, Princess Vanessa. Alcuni di voi la conosceranno, alcuni no. Se siete curiosi di vedere la mia live, potete mettere mi piace nella mia pagina, così ogni volta che io farò una live comunque vi arriverà una notifica che sono in live. Comunque, se vi fa piacere vedere le mie live dal vivo, così, non lo so, cliccate mi piace nella pagina, così più siamo e meglio è, no? È più carina la live, diciamo. Anche se io ancora devo capire come funziona questa live, perché tipo io l'ho fatta una volta e praticamente mia sorella mi ha detto: Vanessa, già i commenti c'erano, ma io li vedevo dopo un bel po', cioè mi sembrava che non c'era nessuno, perché non mi segnalava nemmeno quante persone stavano guardando, e perciò non capivo. Invece mi stavo dicendo: no, ti hanno risposto la maggior parte tutti subito, perciò io non lo so come ancora funziona, o che è la mia linea ovviamente che non funziona come si deve. Perciò non capisco, non lo so come funzionano queste live, perché proprio ne faccio, cioè non li faccio quasi mai. Per provare, per esempio, l'ho fatto, anzi 2 volte l'avrò fatta così, che la scorsa settimana di sabato l'ho fatta, e poi all'inizio, non mi ricordo già da quanto tempo è passato, comunque qualche mese è passato. Non le faccio quasi, perché ripeto, non so come funziona. Cioè, ho riprovato, ma mi fa, boh, non lo so, la stessa cosa. Comunque, non lo so. Comunque, se vai viva, io voglio fare queste live. Mi piace, cioè, così voi potete farmi delle domande, chiacchieriamo un pochettino. Se vi va, non lo so. Mettete mi piace nella pagina e faremo queste live. Magari durante il giorno capita che ne faccio più di una volta che avrò capito come funziona. Ora vedo se è questione di internet cosa. Infatti per questo sto aspettando che mi ripristinano la linea, perché mi sta dando veramente problemi. Perciò sto aspettando che mi ripristinano la linea. Lo potrei fare con l'internet del telefonino, però prende, non prende, cioè non mi funziona bene, più mi consumo un sacco di giga e sinceramente mi serve per lavoro, anche se, perché qua anche quando sono fuori devo parlare con le persone, devo fare, perciò non lo so. Se voi vi va, mi piacerebbe, non lo so, mi potete aggiungere la pagina Princessa Vanessa. Auro, Lara, ma se sto parlando, questo, vi potete aggiungere nella pagina lì e possiamo fare qualche live, qualcosa così. Anche perché mi piacerebbe un po' chiacchierare con voi. E questo. Ovviamente se vi piace questa cosa, poi non lo so, poi vedete voi. E niente, adesso mi alzo dal letto. Cioè, ho fatto, quanto ho fatto? Qualche 7 minuti di video, l'ho fatti tutti nel letto. Oggi è sabato e non so cosa farò stasera. Di solito usciamo, faremo qualche giretto così e poi torniamo a casa, però non lo so sinceramente oggi com'è la cosa. Vabbè, comunque io adesso mi alzo, vado a sistemare un po' la casa, un po' di cose. Vediamo, faccio un po' di colazione se mi va. Devo vedere se il mio stomaco appena mi alzo mi brontola. Io sono un po' particolare. E niente, questo è.
Ah, mia sorella finiuca musica già di prima mattina. Ah no, è ricominciata. Lei pulisce la casa e pulisce con la musica. Cioè, lo faccio anch'io 7 volte. Solo che io me lo ascoltavo nei DVD. Solo che mio marito, per attaccarsi l'Xbox, la PlayStation 4, mi ha staccato il DVD. Perciò non mi posso ascoltare più le mie musiche. Le volte me le ascolto col telefonino, ma ripeto, la linea sta dando problemi e no, non posso ascoltarla come si deve. Si blocca di minuto. Vabbè, vediamo un po'. Mi alzo, vado a fare le mie cosine, vado in bagno, il mio solito routine. Non era già uscito fuori, l'ha capito. Va bene, ci aggiorniamo dopo. Eccomi qua, ragazzi. Sono le 3:30 e niente, ho appena finito di pulire casa. Ebbene sì, ho appena finito di pulire casa. Adesso mi sono appoggiata qui in camera da letto che mi sto, diciamo, riposando un pochettino perché sono un po' stanca. Poi con questo fatto che sono raffreddata, che ho il naso chiuso, e più perché sono una bella pugliolotta, anche questo c'è da dire. Comunque mi sto mettendo in dieta e devo dire che 1 chilo l'ho perso, fortunatamente. Ci vuole un po' di tempo, però va bene, fretta non ne ho, l'importante è che dimagrisco e per quest'estate, diciamo, sono un pochettino meglio, un po' meglio. Ecco, non so perché mi sta facendo scuro questa videocamera. Comunque, con la luce accesa che c'è, non lo so. Comunque, che vi stavo dicendo? Comunque, sono qui in camera da letto e vi sto dicendo che mi sto appunto riposando un pochettino perché no, con questo fatto che ho il naso chiuso e il fatto che, vabbè, sono pochiolotta, lo ripeto di nuovo. Comunque, faccio fatica a respirare. Perciò le cose le ho fatte veramente con calma perché proprio è una cosa pazzesca. Ho pulito di tutto perché ho attaccato l'affolletto e ho pulito questa volta di tutto. Con l'affolletto ho spolverato tutti i mobili, ho lavato, lavato i vetri, ho lavato tutte le cose perché avevo un sacco, una montagna di vestiti da lavare. Proprio ho fatto già 2 lavatrici, belli pieni, pieni, pieni. Adesso appena finisce questa seconda lavatrice ne devo attaccare un'altra ancora, bella piena, piena, perché devo attaccare tutte le cose della cucina e poi devo attaccare tutti i vestiti del lavoro di mio marito. E poi per oggi credo che le lavatrici le ho terminate e penso che poi lunedì, perché domani non penso che riuscirò a accumulare altri vestiti, comunque penso che per lunedì dovrò attaccare un'altra lavatrice. Comunque volevo farvi vedere che ho comprato delle lenzuola nuove per il letto. Non so se questi qua ve li ho fatti vedere, ma mi pare di no. Nemmeno i cuscini, perché ho comprato anche dei cuscini belli e ci stanno, devo dire, anche molto carini, mi piacciono anche come ci stanno. Ora ne devo comprare 2 fodere per quelli dei cuscini, dei divani, quelli piccolini che voglio aggiungerli qua nel letto. Comunque io adesso ve la faccio vedere e mi date voi un parere se vi piacciono oppure no. A me mi piacciono tantissimo, infatti me ne sono innamorata e me ne sono comprata due paie, una della fantasia Shabby che adesso vi faccio vedere e una della fantasia di Marilyn Monroe, questi lenzuola in 3D, e mi sono affissata che mi devo comprare anche piumino in 3D sia di Shabby che di Marilyn, così quest'estate magari sì, non dormo io col piumino, però sai, per abbellire la stanzata letto, lo so, mi piace molto. Infatti lo voglio comprare per questo, anche se ne prendo uno leggero in 3D per abbellirmi proprio la camera da letto perché mi piace un sacco. Comunque, con i colori di questa camera da letto, il piumino di Shabby ci sta che è una meraviglia, proprio mi piace un sacco. Comunque, adesso ve la faccio vedere. Allora, questo è il lenzuolo che praticamente ho comprato. Devo dire che è molto molto bello e anche i cuscini sono molto molto belli. Mi piacciono un sacco, sono sempre in fantasia Shabby in 3D. Devo dire che è molto bello. Questo qua già penso che l'avevate visto, mi sembra. Comunque questo già ce l'avevo già da tempo. Infatti l'ho lavato e subito bello profumato l'ho messo nel letto. Le lenzuola anche le ho lavate, belle profumate, le ho messe nel letto. Devo dire che mi piacciono un sacco questa fantasia, perché ovviamente io stamattina
Ho lavato anche il materasso e questo, comunque guardate questa fantasia molto 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 bella. Di dietro è così grigio e niente, mi piace un sacco la fantasia del lenzuola. È così, devo dire che l'ho visto in un negozio che aveva praticamente il letto arretato e me ne sono praticamente innamorata e me lo sono comprato subito. Devo dire che è di stoffa bella bella pesante. Devo dire che è di stoffa bella bella pesante, mi piace un sacco, specialmente d'inverno che fa freddo, tiene bella calduccia. Invece quella di Marilyn, che poi vi farò vedere magari in un altro videovlog, che è più, molto molto più leggera, infatti l'ho messa in lavatrice e un po' si sta anche rovinando, forse quello là lo dovevo appunto lavare in mano. A mano, perché proprio il lavatrice mi sa che si rovina. Infatti, o che faccio il lavaggio bello delicato delicato, oppure mi tocca lavarlo a mano direttamente. E niente, stamattina ovviamente ho lavato, come vi stavo dicendo prima, ho lavato i materassi, poi ho lavato anche i cuscini. Ho lavato anche i cuscini sempre con l'aspirapolvere perché mi hanno dato appunto dei prodotti e la folletta in dotazione mi ha dato una polverina che tipo bicarbonato, ecco, però bello profumato, in cui si mette nel letto che si toglie gli acari, bello. È una cosa molto molto profumata, bella, mi piace. Infatti stamattina l'ho lavato perché poi dà quel senso di bagnato questa polverina, lascia tipo l'umido proprio e lo aspiri con l'aspirapolvere, devo dire che è veramente bella, profumata. Mi sono trovata veramente bene perché poi pulisce abbastanza bene. I cuscini, per esempio, mi sono usciti bianchi, 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 perché si sa, i cuscini puoi mettere la fodera, tutto quello che vuoi, ma praticamente sempre si sporcano, quel giallino di vecchio. Questo e niente, devo dire che ho lavato anche i cuscini, mi sono usciti i piedi bianchi, veramente sono rimasta veramente contenta di questa polverina perché una volta al mese la pulisco, pulisco anche il materasso almeno e poi invece tutti i giorni pulisco il tappeto dell'entrata, ci metto o il bicarbonato oppure ci metto questa polverina. Che preferisco metterci la polverina perché ovviamente mi dà più profumo perché proprio è profumata, però anche con il bicarbonato l'ho pulita e mi sono trovata veramente veramente bene. Infatti lì quando pulisco la casa tutti i santi giorni, per esempio, là ce la passo tutti i giorni sia la polverina che l'aspirapolvere per togliere come devo dire, quella polvere che portano con le scarpe da fuori, ecco, con la terra, quelle cose e ovviamente mi trovo bene così pulirla tutti i giorni perché sennò poi ovviamente me la entrano in casa la sporcizia e non mi pare il caso dopo che io mi ammazzo tutte le mattine per pulire la casa e come se non dura niente perché poi tutta la sporcizia mi rientra e sinceramente un po' mi secca. E niente, ora io mi metto qui nel letto a rilassarmi che aspetto che ritorna mio marito, non lo so, mi guarderò un film, qualcosa, vediamo un po' anche perché oggi è sabato, non c'è niente, ma mi sono rimaste dei film arretrati, del segreto, mi è rimasto uomo e donna arretrato, comunque mi guarderò questi qua per passare un po' di tempo finché non torna mio marito, poi mi comincio a preparare perché penso che stasera usciremo. Niente, mi incomincio a preparare e poi si uscirà a fare un giretto, non so dove, se andremo solo o in compagnia, non ve lo so dire. Comunque, niente, ci aggiorniamo dopo perché mi sono messa alla chiacchiera, ogni volta chiacchiero, chiacchiero, chiacchiero e niente, vedrete da me solo chiacchiere ogni volta. Va bene, e niente, ci aggiorniamo dopo. Allora, ragazzi, io mi comincio a truccare lentamente, con calma. Tranquillamente, tanto fretta non ho e mi rilasso un pochettino così truccandomi. Almeno mi rilasso facendo una cosa che mi piace. Perché stasera ancora non lo so dove andremo. Qui ho iniziato già a dare cereale, sono iniziati i carri di carnevale, perciò non lo so se stasera, perché stasera faranno concerti, cose, comunque sarà una specie di festicciola nella piazza di cereale, perciò penso che
Se gli vanno gli altri andremo a fare un giro lì, penso, se no andremo domani, non lo so. Non lo so quando, ma andremo. Se andremo stasera ovviamente vi faccio vedere, se no farò una diretta nella pagina, vedremo un po'. Ve lo faccio vedere. Vediamo un pochettino. Tutto ciò che mi sono lavata. Questo mascara è proprio, non si toglie, non si toglie completamente. Mi sono comprata questo qua, Perfect Contour, per fare il contouring. Perché pure io mi sono affissata a questo contouring perché lo voglio imparare. Perciò lo provo su di me ogni volta. Lo provo su di me appunto per impararlo. Su quanto io ovviamente imparo. Anche se devo dire talmente cremoso che si fa fatica a far venire via il colore. Ma vediamo che pasticcio combinerò oggi. Vediamo un po', ma l'ho sporcato anche questo. Mannaggia. Non hai combinato niente, Vanessa. Ci fate caso al mio specie di contouring che sto facendo? Io ci sto provando. Vedremo dopo come mi verrà questo contouring. Vedete la mia faccia bella, favolosa. Che non ce n'è. Io avevo un pennellino. È caduto a terra. Eccomi tornata a casa e niente, alla fine siamo andati a cenare fuori, una cosa così, poi siamo andati a prendere un caffè con mio cugino e la sua fidanzata e niente, siamo ritornati a casa perché domani mio marito lavora. E niente, adesso mi sono messa in pigiama e niente, adesso mi strucco e vado a nanna. E niente, io vi mando un grosso bacio e spero di avervi tenuto compagnia e chi non l'ha fatto mi raccomando di sempre se volete di mettere mi piace nella pagina Princess Vanessa perché uno di questi giorni farò una video diretta oppure mi potete seguire su Instagram che anche lì adesso fanno le video dirette e adesso proverò uno di questi giorni a farle.
a fare una video diretta lì, vediamo un po' come funziona, se ci capisco più di Facebook. E niente, ora vado a letto perché sono un po' stanca, sinceramente, perché oggi sì, mi sono rilassata nel letto, ma non ho dormito perché ho finito alle 3:30 di pulire. Niente, mi raccomando, e se vi va ovviamente di mettere mi piace nella pagina Fatelo, così vi arriva una notifica quando io farò le dirette. E niente, io vi mando un grosso bacio, buonanotte e alla prossima.